so se si è capito, ma ho deciso di mettere un po' a posto l'ufficio perché sto prendendo una nuova scrivania per quest'area, per disegni su carta, non digitali. Quindi faremo anche disegni su carta, prima o poi. Vista di Fabio Jay, che ne dite? Questi li ho fatti io, signori, per chi non lo sapesse, questi adesivi qua, Webstars Magazine, hai capito? Ce ne sono altri anche, altri, tre numeri, ci sono i miei disegnini, sono vecchi, non li troverete mai. Beh, ho semplicemente svuotato tutto quello che sta negli scaffali per dare una bella pulita. Non so voi cosa diavolo frega, ma sapete, è un vlog. E questi sono tutti i pezzi di carta che ho utilizzato per pulire tutte le superfici. Wow! Quindi ora aspirapolvere. Signori, che sudata! Era un bel po' un macello ed era anche un po' troppo tempo che non pulivo questo ufficio. Adesso straccio, faccio in tempo, mica lo so. Bene, adesso vado via, intanto che aspetto che si asciughi. È bella. Devo anche andare a prendere il tavolo nuovo. Allora, il ragionamento... Oh, telecamera, non cadere, Cristoforo. Il ragionamento è il seguente. Intanto mi metto la cinta. Sto andando a prendere questo tavolo che ho visto su internet all'IKEA, soltanto che ci vogliono circa 40 minuti da qui, grazie luce che ti spegni, all'IKEA più vicina. E rischio che non mi entri in macchina. Ho preso le misure, ma ho un po' di incertezze. Vediamo, al massimo perderò più di un'ora della mia vita. Siamo fermi, mi sono ritrovato in un ingorgo micidiale a quanto pare e... Non c'è niente di più bello di un ingorgo dentro una galleria poi. Attenti a voi amici claustrofobici, se siete qui con me, beh, è un problema. Oh, attenzione, ci muoviamo. Quasi che non ci speravo più. La situazione è questa, centrato, la tavola centrata, ma ce l'ho qui la tavola, ce l'ho qui mentre che guido, ma tu pensa, pericoloso bambini, non fatelo a casa. Non sono un grande fan del Mac, ma sto morendo di fame e uno spuntino ci sta dopo tanta fatica, quindi mangio. Ce ne andiamo a casa, stiamo andando a casa e siamo arrivati. E voi direte, beh, ma quella...
quella è la porta dell'ufficio. Che ci fai in ufficio a quest'ora? Anche quest'ora. In realtà sono appena le 8.36, non è così tardi. E voglio montare il signor Tavolo qui. Come sta, signor Tavolo? Come sta lei? Inquadriamo per... Oh! Non vedi? È il treppiede che è un po' morbido. Inquadriamo per un'ultima volta l'ufficio super pulito e vuoto del Peo. Chissà quando è che lo rivedremo così. E adesso io monto questo tavolo. Allora, se volete sapere che musica ascolto, faccio le mie playlist su YouTube e le condivido nel canale Telegram. Chi di voi non seguisse il canale Telegram ma vuole avere più chicche del genere, lo facesse. E io adesso continuo a fare cose. Beh, come sono? Adesso ci mettiamo la tavoletta sopra. Ed è così che il tavolo si inclina. Abbiamo finito, è ora di andare a casa. Devo dire, è stato più faticoso di quel che mi ricordassi. Era davvero tanto che non montavo un mobile IKEA e mi ero scordato di quante imprecisioni portano dietro in questa standardizzazione di cose. Ma non sono qui per lamentarmi, mi sono anche ferito. Andiamo. Un giorno e quindi eccomi qua. Ma buongiorno, ora dovrei risistemare tutto, tutta sta roba deve tornare in ufficio in modo ordinato, si spera. Vediamo, mi piacerebbe trovare una bella sistemazione per tutte queste scatole di luttanime che iniziano ad accumularsi. Sono obiettivamente belle da vedere, le ho rigirate tutte, avete visto? Quindi dove le metto queste? Dove le ficco? A me sembra una posizione carina quella di questo nuovo ripiano, grazie a sti cosi di cui adesso non mi viene in mente il nome. Abbiamo finito. Non è nemmeno brutta come inquadratura, perché si vede dietro che
succedono cose, ci sono cose. Si potrebbe riempire di più questo lato bianco? Troveremo una solution? Ma più che altro, ora sono più che soddisfatto per questo tavoletto qua, perché avevo sinceramente davvero bisogno di un altro ripiano più libero, dove posso arrivare e fare cose, cosa che qui non posso fare perché questo tavolo è completamente occupato da monitor e cose. Invece adesso arrivo qui, mi metto a disegnare, a lavorare con il portatile, soprattutto disegnare, perché stavo pensando di provare a fare anche dei disegni a mano libera senza il digitale e vedere come andavano. Parlo di video, adesso lo provo, cioè non è che c'è tanto da provare, è un tavolo, però sono molto felice del mio acquisto e poi vi faccio sapere. Non avete idea di cosa è appena arrivato? In realtà lo stavo aspettando da un po' troppo tempo. A voi sembrerà una stupidaggine, ok? Ma per me non lo è. Questa è una chiavetta USB. Molto carina e piccolissima, guardate, come un'unghia, poco più di un'unghia in realtà. Ma il bello di questa chiavetta è che in realtà, oltre ad essere piccola e carina, è ultra waterproof, tutto proof. Ok? Pure un camion ci può passare sopra e questa chiavetta non verrà distrutta. E perché? Il perché Peo compri queste cose? Beh, perché io sono un pericolo serio per ogni dispositivo piccolo. Avrò avuto sì e no, penso, 30 chiavette... Avrò avuto sì e no almeno 30 chiavette USB negli ultimi 7 anni e non c'è traccia di nessuna, non si sa, una è andata distrutta proprio, che mi ricordo che stava attaccata al computer, per sbaglio mi ci sono appoggiato. Oh, senti come fanno i lavori proprio quando registro. E questa qui la volevo attaccare al collo a questa catenina che è arrivata molto prima di questo, così che non me la perdessi più. Cioè, ho pensato di fare della tecnologia un accessorio di abbigliamento appositamente per non perderla. Quindi apriamola. Zan 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 zan. Quanto ti ho aspettato, direttamente dall'Irlanda. Guardate quanto è carina, guardate quanto è bella, piccolissima, bellissima, davvero un gioiellino. Oh mio Dio, le unghie sporche, devo pulirle e tagliarle. A mia discolpa, ho fatto un sacco di lavori manuali. Questo vlog ne è la prova. Adesso lo andiamo ad indossare. Wow, eccola qui. Ma quanto è carina. E voi direte, Peo, ma quanto è bella. E io dirò, in effetti. Oh, quanto è alta questa telecamera. Sì, sono molto felice dell'acquisto. A voi sembrerà una stupidaggine, a me piace moltissimo. E magari un giorno qui ci saranno appese altre 3-4 chiavette del genere. Solo 32 giga perché comunque sia costicchiano, essendo anti-tutto proof. Anti-tutto proof. Ma sentimi. Bene, noi abbiamo provato subito il tavolo, abbiamo registrato un video di disegno, proprio disegno su carta, quindi sicuramente un grande acquisto. Sono più che felice. C'è un sacco di spazio qui per un sacco di roba.